Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal complesso religioso di San Pio da Pietrelcina in questa bellissima giornata di febbraio, per raccontarvi cosa accadde il 6 febbraio 1952. Ma prima di raccontarvi questo importante episodio anche per la nostra storia, per la storia del mondo, voglio tornare un po' indietro nel tempo, alla sera precedente al 6 febbraio, il 5 febbraio 1952. Nella cella con Padre Pio c'era Padre Aurelio, Padre Costantino, il dottor Sanguinetti, collaboratore della Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio era seduto alla scrivania e gli altri su delle sedie accanto a lui. Si parlava del più e del meno, la conversazione non aveva niente di importante, le solite parole di routine sul giorno, il tempo, il lavoro della giornata. Ad un certo punto Padre Pio interruppe la conversazione e disse: preghiamo per il re d'Inghilterra. Poi non aggiunse altro. Dicono i presenti che incrociò le braccia e poi poggiò la testa sulle braccia e cominciò a pregare. Lui era alla scrivania, quindi così, cominciò a pregare. Stette per qualche minuto in silenzio. Gli altri si guardarono negli occhi, interrogandosi sul significato delle parole di Padre Pio, che aveva bruscamente interrotto la conversazione su un personaggio che era molto lontano dai loro argomenti usuali, dal territorio locale, dalla stessa religione cattolica. Addirittura si parlava del re d'Inghilterra, che era il capo della chiesa anglicana. I tre, per obbedire a Padre Pio, cominciarono ognuno a proprio modo, cominciarono a pregare. Subito dopo la preghiera, ognuno tornò, chi nelle proprie stanze, Sanguinetti tornò a casa e Padre Pio rimase nella sua cella. Nessuno osò chiedere il motivo di quella preghiera. Lo capirono dopo, ecco, il 6 febbraio del 1952, quando in quella giornata la radio e i giornali comunicarono al mondo intero che era morto il re d'Inghilterra, Giorgio VI.